Il mio nome è Dietrich Klingert, sono un medico. Ho studiato a Friburgo e ho scritto la mia tesi di laurea sul sistema nervoso autonomo. La mia attività principale negli Stati Uniti, per la quale sono conosciuto, è la mia clinica, che è specializzata nella disintossicazione. Gente da ogni parte del mondo viene da noi con malattie croniche. E noi abbiamo scoperto che l'inquinamento da scie chimiche è la ragione più importante dell'avvelenamento della gente e porta a una serie di malattie croniche come l'autismo e difficoltà di apprendimento nei bambini e negli adulti all'intera serie di malattie del sistema nervoso. Sclerosi multipla, SLA, Parkinson, neuropatie e a malattie degenerative del cervello. Il fatto che il contenuto di alluminio nel nostro sistema nervoso sia aumentato esponenzialmente negli ultimi anni non può essere spiegato più con la teoria dei deodoranti e neanche con la teoria delle pentole di alluminio, ma può essere spiegato solamente con le scie chimiche. Benvenuti a Basilea, stazione centrale. Se mostrassi la mia faccia, potrei avere dei guai, perché non so fino a che punto la mia compagnia aerea sia coinvolta in questo fenomeno. Ufficialmente non c'è nessun obbligo di mantenere un segreto, ma attualmente abbiamo una sorta di codice di comportamento che dice che non si deve parlare di quello che si vede durante il volo. Era una mattina d'estate in Scandinavia. Abbiamo iniziato con il tempo più bello, per andare verso l'Europa del Sud e poi tornare indietro. Il cielo sopra la Scandinavia era assolutamente blu. E dopo il decollo verso ovest, abbiamo potuto vedere una grande griglia sopra il mare. E questa griglia non era assolutamente di origine naturale. La direzione del vento era tale da trasportare automaticamente questa griglia verso la città da cui eravamo partiti, supponevo nel giro di 2 o 3 ore. Ed intorno a questa griglia tutto era blu. La cosa ha attratto anche l'attenzione del mio collega, che si chiedeva cosa fosse, e ha detto, bene, forse è qualche esperimento militare. Bene, con questo aereo, il C-17 Globemaster, abbiamo potuto vedere chiaramente che venivano disperse delle sostanze che ha spruzzato. Abbiamo capito che mentre volavamo, così vicini ai motori del jet, ne venivano fuori delle sostanze. E da questo momento in poi mi è stato completamente chiaro che questa dispersione sta andando avanti su larga scala. Per me, come scienziato, è ovviamente importante misurare. E l'unica misurazione che è rilevante per me è quella condotta sugli esseri umani. Come possiamo dimostrare che tutti noi siamo avvelenati da alluminio e che siamo avvelenati ogni giorno? Quindi abbiamo incontrato delle difficoltà inizialmente negli USA perché molti laboratori hanno ricevuto lettere dalla FDA che dicevano loro di non fare più analisi sull'alluminio. Questa era già un'indicazione. È successo 3 o 4 anni fa. E inoltre l'alluminio che respiriamo è nanoscopico, il che significa che queste sono minuscole particelle che non possono essere misurate con ordinari metodi di laboratorio. E di conseguenza per molto tempo non ci siamo accorti della gravità del problema a causa dei metodi di laboratorio limitati. Non si vedeva dalle analisi del capello, dalle analisi del sangue, del siero sanguigno, fino a che non ci siamo imbattuti in un nuovo metodo denominato aferesi. L'aferesi è un metodo di pulizia del sangue per mezzo del quale tutto il sangue viene fatto passare attraverso un sistema di filtraggio e tutti gli inquinanti presenti nel sangue vengono trattenuti. Quando le particelle nanoscopiche si avvicinano al filtro, si agglomerano tra loro a formare degli ammassi e possono essere rilevate con metodi di misurazione ordinari. Quello che abbiamo trovato, nel frattempo abbiamo mandato oltre 200 dei miei pazienti americani, è che il contenuto di alluminio, vale a dire lo stress fisico totale causato dall'alluminio, è un centinaio di volte maggiore di quello causato dagli altri metalli.
Abbiamo analizzato le fibre nelle prime fasi, quando per la prima volta è apparso e conosciuto nella letteratura medica. Sono fibre o sostanze proteiche. All'inizio si era creduto che fossero parassiti, ma non abbiamo trovato tracce di DNA in essi, un segno che si trattava di qualcosa di organico. Ci sono differenti teorie sulla loro provenienza. Le sostanze disperse con le scie chimiche sono fatte di nanoparticelle di plastica che sono ricoperte di alluminio, titanio e bario. Sapevamo questo perché le avevamo analizzate in un laboratorio per nanostrutture. Qualunque ufficio federale per l'ambiente potrebbe spendere i propri soldi per queste ricerche e scoprire le stesse cose con una spesa di 10.000 euro. Noi pensiamo che le particelle plastiche inalate siano la causa del morbo di Morgellons. Se usiamo il nostro senso comune, è assolutamente chiaro il legame tra le scie chimiche, la saturazione dell'aria con l'alluminio e le malattie soprattutto nei bambini. Quando i bambini nascono, non hanno una barriera ematoencefalica di protezione. L'alluminio inalato finisce direttamente nel cervello e questa è una delle principali cause dell'insieme dei problemi neurologici che vediamo nei bambini. Il numero di bambini con problemi neurologici sta aumentando esponenzialmente, in chiara correlazione con la dispersione di sostanze nel cielo. Ci sono molte prove circostanziali, ma sarebbe relativamente poco costoso per un'agenzia governativa volare dietro gli aerei e raccogliere l'aria. Ma fino ad ora viene lasciato agli individui come noi l'incarico di spendere le proprie risorse per fornire le prove. E questo è uno scandalo.